Se questo video raggiunge 15.000 mi piace, io faccio la dieta per un mese, il video. Madonna mia, basta, non ce la faccio più, Cristian. Non ne posso più, basta. Finalmente il video spiegazione di perché sei ingrassato così tanto. Quindi ascoltateci e vedete il video fino alla fine. E dopo non domandatecelo più, che c'è questo video spiegazione. Grazie. Ciao amici di YouTube, qui con voi è Shale Boom. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. Oggi YouTube siamo ritornati in un vlog, in un video informativo di nuovo, perché voi sapete che abbiamo preso il Covid, sapete che Cristian è stato in ospedale ricoverato per la polmonite bilaterale, sono successe varie cose, è stato veramente un periodo bruttissimo. Piano piano ci stiamo riprendendo, anzi voglio ringraziare tutti voi che ci state sostenendo ogni giorno, veramente grazie. Le parole, per i bei commenti. Assolutamente, i bei commenti, le belle parole, i bei messaggi che ci state dando. Quindi veramente grazie di cuore. Ragazzi, se volete io vi invito a lasciare un bel mi piace, un bel commento, a iscrivervi al canale. Ovviamente, iscrivetevi che è gratis. Vi invitiamo sempre a scaricare l'app di OneFootball. Ragazzi, mi raccomando, ci stanno gli europei, quindi potete vedere le notizie della nazionale italiana, le altre nazionali, le formazioni, calcio mercato sulla vostra squadra del cuore. Potete veramente vedere tutte le notizie riguardante il calcio. Scaricate OneFootball Football in descrizione, gratis e non si paga, quindi scaricatela nel primo link. Allora, dopo che tu sei uscito dall'ospedale, sei stato, abbiamo detto, 15 giorni in ospedale, ricoverato per una polmonite bilaterale, piano piano ti stai riprendendo, anzi ti chiedo come stai? Bene, cioè sto riprendendo. Ok, la tosse c'è un po', però il Covid si è tolto, si sta togliendo anche la tosse piano piano. Ragazzi, è stato veramente un periodo duro, difficile, e piano piano dai, ci stiamo in teoria riprendendo. Però l'importante è che stai bene tu fisicamente. Certo, ci sono alcuni giorni in cui ti sei un po' più stanco, eh? Alcuni, sì, è così purtroppo questo Covid. Cioè, ah, un giorno ti senti bene, un giorno non ti senti male, non si capisce niente. Esatto. Dopo che sei uscito dall'ospedale, io ho caricato un post su Instagram, seguitemi, mi raccomando, Shale Boom, e abbiamo fatto il video del tuo ritorno. E ti hanno visto tutti con una faccia così. Ci sono arrivate, penso, una migliaia di commenti, tipo: Cristian, come sei ingrassato? Cristian, mangi di meno. Anzi, dopo andiamo a leggere qualche commento, sì, esatto, perché ne abbiamo preso qualcuno. Cristian, che cosa è successo? Come mai sei ingrassato? Qualcuno ci è arrivato, qualcun altro no. In questo video Cristian vi spiegherà perché è così gonfio, no ingrassato, e già vi ho dato una spiegazione. Cristian, prego, spiegaci tutto. Allora, diciamo che per questo Covid, sì, la cura principale si chiama cortisone. Ok. Che è un pilloletto che ti devi prendere. L'hai preso per quanto tempo e per quante volte? Allora, ho preso questo cortisone 2 volte al giorno. Però erano 4 pilloletti. 4 la mattina e 4 la sera. Cioè, per quanto medicinale? 1 mese e mezzo. Poi ho iniziato a scalare 4 la mattina e 2 la sera. Ah, quindi 6. Quindi da 8 sei passato a 6. Poi ho fatto 4 pilloletti solo la mattina. Ok. E poi 3. Quindi hai preso medicinale a non finire. Ma non hai preso solo cortisone, hai preso anche Bentelan, antibiotico. Allora ho preso siringhe. Allora, non ho capito niente. Ho fatto siringhe per più di 20 giorni in ospedale. Al bacio. Guardate qui, ragazzi. Ci stanno ancora i lividi e i segni delle siringhe. Caccioperine si chiamano. Per far sciogliere il sangue. Sì, sì, sì. Poi Bentelan, protezione stomaco. L'ho presa anche io quando avevo il Covid. Ho preso anche la Bentelan. Cortisone, l'abbiamo detto. Cortisone, protezione stomaco e antibiotico. Quindi hai preso veramente tantissimi medicinali. Io non ho preso il cortisone, però diciamo che alcuni sanno che comunque il cortisone è un medicinale che ti fa ingrassare, allora, ti fa, aspetta, sentire gonfio. Ti fa sentire gonfio, sì. Ti fa ingrassare, ti aumenta la voglia di mangiare, ti aumenta anche l'appetito. Perché noi abbiamo avuto il Covid, l'ho avuto anche io, l'ho avuto anche mio padre. Però noi non abbiamo mai perso, abbiamo perso sì i sapori e i gusti. Tu non hai persi il sapore e il gusto? No. Io e papà sì, però non abbiamo mai perso l'appetito. Raga, purtroppo sono stati i medicinali a fare questo effetto a Cristian. Vedete, è la faccia che gonfia, è la faccia che gonfia. Però non è che è ingrassato, ha sempre mangiato come mangiava prima. No, ma aspetta, un po' di più forse per i medicinali, questo poi, sì. Poi, stando 2 settimane in una stanza chiusa, stando solo nel letto, non fare movimenti, l'unica cosa che ti rendeva felice era il cibo. Esatto. E ovviamente ringraziamo anche i medici che qualche volta ti hanno offerto la pizza, esatto, vero? Sì. Quindi sono stati veramente bravissimi anche gli infermieri. Anzi, voglio fare un applauso per i medici e per gli infermieri che ancora oggi sono in ospedale, che lottano contro tutto, tutti hanno fatto e fanno un lavoro eccezionale. Quindi complimenti a voi.
Raga, solo chi ci è passato come noi può capire, solo chi ha avuto questa esperienza può veramente capire. Gli altri secondo me non capiscono bene quello che c'è sotto. Noi veramente siamo stati fortunati in teoria a vedere di nuovo Christian, perché raga l'abbiamo preso pesante, pesantissimo. Quindi diciamo che si è sfatato il mito. Caro Christian, tu non sei... Non ci rompete più! Non sei chiatto, grasso, ciccione, perché mangi troppo. Aspetta, può essere medicinali. E piano piano ti stai sgonfiando. Sì, un chilo, due chili, come ho detto, può essere, sono passato. Ma è stato il cortisone. Però il cortisone, la maggior parte, quello che l'ha fatto veramente diventare gonfio, gonfio. Però non è che è stato proprio... Perché in 15 giorni non è che diventa così grasso, raga. Prima era un po' più secco e i medicinali veramente l'hanno fatto gonfiare tantissimo. Quindi ecco il video spiegazione del perché Christian è diventato così grasso. Ma poi, raga, cioè, voi fate sempre bullismo così. Cioè, i commenti, state un po' più calmi. Cioè, non dovete insultare. Cioè, domandate. Io, cioè, mi arrabbio. Poi Cristian si arrabbia, si figliola, è grande, c'ha 13 anni, ma anche non è giustificabile per le persone grandi. Il bullismo, raga, non si deve vedere da nessuna parte. E quello che ha subito Cristian è un po' di bullismo per alcuni commenti, questo sì. A proposito di commenti, io ho preso qualche commento e lo voglio andare a leggere. Prendiamo questo commento tipo di Decaro22 e ci dice: sta scoppiando. Ma è siciliano, non lo so, sta scoppiando. No, no, non sta scoppiando, sta bene, ok? Sta bene, si sta riprendendo. Ileano Cri che ti dice: e magnate, con la faccia ridendo, bentornato, ti aspettavamo tutti. Questo commento ci può anche stare, dai, fa anche ridere, perché ti ha dato anche il bentornato. Questi commenti, questi tipi di commenti li accettiamo, ci stanno anche, perché uno vede che sta un po' più grasso e dice: ah, ma hai mangiato, cioè, ti hai fatto bel cicciottino. Ci sta che uno commenta così. Poi ci sono persone che invece hanno capito, un po' più intelligenti, che magari sono passati su questa cosa. Tipo Alessio ti dice: mamma mia, Cri, il cortisone tanguayata. Però meno male che sei tornato tra noi. Vedi, vedi, ci sta molta gente che comunque sì, ha capito che il cortisone sono i medicinali che ti hanno fatto ingrassare così. Poi da un altro commento tipo: a me dispiace che Cri pensa solo al mangiare e sbaglia molto nel parlare italiano. Ok, vabbè, nel parlare italiano, vabbè, è sempre, ragazzino, è sempre un ragazzino di 13 anni. Però non pensa solo al mangiare, non ti preoccupare. Pensa alla salute, pensa a tante cose, pensa alle ragazze. Penso a voi! A voi e pure alle ragazze. L'ho detto. Tanto, ci sta. Anche Marco Perri ha capito, vedi? Ragazzi, Cristian è ingrassato non perché ha mangiato tanto, ma per il cortisone. Sono sicuro che ritornerà più forte di prima. Forza, Cristian. Bravo, Marco! Grazie, grazie, grazie Marco. È un applauso non solo per Marco, ma per tutti i commenti di questo genere. Esatto. Quindi grazie, grazie, grazie. Vedi, alcuni capiscono. Anche Mattia, vedi, è così gonfio per il cortisone. È una pastiglia che accelera la fame, quindi non sei mai sazio. Lo so perché avevo la leucemia, un tumore del sangue, l'ho preso pure per il cortisone. Ciao Mattia, un bacione. Spero che sei guarito. E così, vedi, ci sta accelera gente che ha avuto esperienza. Sì, accelera la fame, accelera l'appetito, si capisci niente. Ma mangi pure di dire la tavola. Sì. Vedi, App Zero ci dice: ragazzi, non dico che ho ingrassato, che ho obeso, ho solo preso le medicine, perciò è così. Esattamente, è così. Bravo, ragazzi. Bentornato Cristian, senza offeso, ti vedo molto più cicciottello. Ma di sicuro è stato il Covid a fare questo effetto. Non è stato, diciamo, il Covid, proprio la malattia del Covid, ma sono stati i medicinali per curare il Covid, hanno fatto questo effetto. Però piano piano si sta sgonfiando, dai. Assunta Piliu, metti a dieta tuo fratello per un mese e farli fare esercizi fisici. Io sono un bambino e c'ho gli addominali. E bravo, complimenti, bravo, a te che c'hai gli addominali. A me non me lo fotto proprio. Ti dico papà la verità, ok? Anche a me. Dai. Raga, abbiamo letto alcuni commenti, abbiamo parlato di questa situazione. Spero che questo sia l'ultimo video riguardante il Covid e spero che sia un video chiaro a tutti. Vi ringrazio per la visione, grazie mille a tutti, grazie a tutte quelle persone che hanno lasciato mi piace, hanno commentato, veramente grazie a tutte anche le iscrizioni, mi state iscrivendo in tantissimi e continuate ad iscrivervi che è gratis. Da me, da mio fratello Christian è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie ancora. Bella, raga. Speriamo di riprenderci, speriamo di fare tanti video quest'estate, così da non farvi mancare nessun contenuto. E dai, dai, speriamo bene. Forza Napoli, forza la famiglia Scialeboom, forza Italia, forza tutto. Ciao, voglio. Ci vediamo sempre.